Ecomondo 2017, siamo qui allo stand FIMA, si sta tenendo in questo momento il panel FIMA. Qual è il valore della natura? Allora, la natura ha un valore sistemico che può essere quantificato, è un capitale naturale, che è una risorsa importantissima e che ha un valore economico che fino adesso, sbagliando, non è mai stato quantificato. Quello che noi vogliamo dire con questo lavoro che stiamo facendo come FIMA è che la natura è un valore, è un capitale che va preservato, e questo già lo sappiamo, ma è un capitale che va preservato perché è una ricchezza economica quantificabile molto più importante di tante altre sostanze economiche. Ecco, Roberto Giovannini, neo presidente FIMA, questa è la prima vera riunione dopo le elezioni. In questi giorni si sta facendo largo anche sulle reti mainstream il tema dei cambiamenti climatici. Che cosa vorrà diventare FIMA quando la comunicazione ambientale diventerà la comunicazione di tutti i giorni, quotidiana, cosa che noi auspichiamo, ma vale la pena fare una riflessione su quale sarà il ruolo di FIMA. Guarda, molto semplicemente, io sono anni che dico che il giornalismo ambientale è un giornalismo mainstream, cioè parla di cose che interessano direttamente ai cittadini e che stanno a cuore ai cittadini e ai lettori. Per fortuna questo fatto sta sviluppandosi e emergendo con chiarezza. Perché succede? Perché purtroppo, cioè, il cambiamento climatico ha delle conseguenze drammatiche che sono sotto gli occhi di tutti. Usciamo appena da un'estate di siccità ed entriamo in autunno di alluvioni. E per fortuna, nel mondo dell'informazione, con fatica ma positivamente, questa consapevolezza emerge. AFIMA è un'organizzazione che vuole rafforzare la professionalità dei giornalisti perché siano sempre più capaci di raccontare e qualificati per raccontare sui mezzi di informazione mainstream e non quello che sta succedendo. Quindi, il nostro primo impegno è quello di diventare sempre più competenti. Questo seminario ed altre iniziative che stiamo attivando serve proprio a questo, a diventare sempre più capaci e bravi a raccontare l'ambiente.